PAC, Giacomo Nanni, Atto di Dio, Rizzoli, è un libro illustrato. E costui è Giacomo Nanni, che la quarta di copertina così descrive: nonostante il fuoco ci tradisca, una delle voci più autorevoli del fumetto contemporaneo, ha esordito in Italia come membro fondatore del gruppo Canicola, ma da anni lavora soprattutto per il mercato francese. Un libro intimo e corale come una preghiera, una prova d'autore che lascia a bocca aperta. Vediamo la bocca aperta. No, assolutamente. No, c'è scritto. Non credo. La bocca aperta. Posso fare un bel sorriso. Fai la bocca aperta tu. La bocca aperta. Mostriamo. Ai miei occhi la forma più assoluta di illustrazione, e sia pure in modo assolutamente tangente, queste immagini me le restituisce, sono le illustrazioni del libretto per imparare della scuola guida. Anche, ecco, sì, assolutamente. Che è inarrivabile, sì. Le precedenze, sì. Le fasi del motore, l'assonomatia esplosa, le fasi del motore, aspirazione, compressione. Vanno raccontate con precisione, vanno raccontate con grandissima precisione. E, sì. Grazie Simone di fare lo sfogliatore. Simone Bruscia. Ci tengo particolarmente. Sfoglia, sfoglia. Ma questo retino formicolante è una è ispirato a un libro di illustrazioni francese sugli animali che ho visto qualche anno fa in una fiera. Non sono riuscito a comprarlo, non me lo sono comprato, è rimasto nella testa. Sono riuscito a riprodurlo scansionando pagine di retini, e di base sono tre colori che si sovrappongono, e con quei tre colori ottengo tutto il resto. Sono sovrapposizioni di retini di giallo, ciano e magenta, diciamo. Poi abbiamo qua, abbiamo invece anche linee parallele, sono retini di linee parallele che mi piace anche inclinare, avere sfumature, varie sfumature. Anche qua sono solo colori primari, che sono alla base dei, in effetti, dei libri di scuola guida. I libri di scuola guida sono inarrivabili, cioè si inculano pure Steinberg, oppure le illustrazioni, le enciclopedie a conoscere. O le istruzioni per il salvataggio, sugli, per esempio sugli aeroporti. Quella si chiama infografica, ed è inarrivabile anche quella. Sfoglio, sfoglio, sfoglio. Sì, c'è un capriolo. Sì, carabinieri, in realtà carabinieri forestali, è la nuova veste della guardia forestale, sono la documentato, esatto. Non esiste più la dicitura guardia forestale, perché la guardia forestale è stata in effetti annessa all'arma dei carabinieri, quindi corrisponde esattamente alla realtà dei fatti. Anch'io ho incontrato un carabiniere, ha detto: no, noi siamo i carabinieri buoni, quelli forestali, così, esatto. Mi diceva. E che cercavano infatti di uscire, non sono riusciti ad ottenere di tornare al vecchio ordinamento, proprio recentemente, mi raccontava poco fa Ivan. Sì. Una carabina. C'è una carabina che è a sua volta protagonista di un episodio della storia. Poi vediamo due cacciatori, sono apparentemente gemelli. La carabina ci racconta la storia dal suo punto di vista, quindi ad un certo punto i due cacciatori scambiano, hanno l'impressione di scorgere
una femmina di Capriolo. Quindi la storia una femmina di cosa di parla, visto che stai insinuando che io... Winchester, le pallottole. Sì, questa è la mia interpretazione. Come i Doom Doom. Sì, sono consigliate. Quella mi si può dire, dimensione di pallottola è strettamente consigliata, altamente consigliata per la caccia al capriolo. Quindi di cosa parla questa storia? Questa storia parla anche di caccia al capriolo, parla di un capriolo che si trova, come dire, prende rifugio nei pressi di un centro commerciale sotto il Monte Subasio. E c'è una radio Subasio. C'è una radio Subasio molto conosciuta, Subasio, esattamente. E a partire da questo si arriva, questi sono, diciamo, tutto quello che succede nei dintorni dei Monti Sibillini nei mesi che precedono il terremoto del 2016. Quindi quello che succede più o meno in quel periodo. C'è anche un elemento, sì, diciamo, oserei dire. C'è un addirittura sì, un elemento dinamico. C'è il dettaglio. Il dettaglio. Che è un po' sì, iperrealistico. Siamo dell'infografica. Siamo nell'infografica. Istruzioni per la pressione sul grilletto, effettivamente. No, effettivamente. Sfoglia. Così come qua c'è in effetti il mirino. C'è un, diciamo, il capriolo femmina. Il mirino, la carabina ha l'impressione di vedere un unicorno. Anche se non capiscono, a noi non ce ne frega un cazzo. No, è che o colgono, diciamo, il valore assoluto di queste immagini, oppure sì, cazzi qui loro. Queste sono di base foto ritoccate, effettivamente. Io questo libro, in effetti, io non l'ho disegnato, l'ho fotografato. Non è vero. Scusate, andiamo alla fine. Abbiamo un unicorno. Alla fine. Testa di unicorno. La cottura di un trofeo di unicorno per arrivare all'essenza del trofeo. E questa è un'essenza quasi. Così sono. Come si chiama quello lì che si è tagliato l'orecchio? Van Gogh. Cioè, sì, versione tra Van Gogh l'infografica. Esiste veramente questa casa, non ci sono mai entrato, ma è in vendita nei pressi di Foligno, se qualcuno è interessato. Noi lasciamo trovate in un'agenzia. Nel dubbio metafisico, cazzo. A questo punto passiamo all'azione con qui c'è una parte abbastanza drammatica sulla quale vorrei fare facili ironie, perché si tratta dell'evento più drammatico del libro. E dopodiché il lago di Pilato viene in effetti sommerso dalla sabbia nel corso del terremoto. Questa è l'infografica del terremoto sul Monte Vettore. Chiudiamo così. Mostriamo Giacomo Nanni, atto di Dio. Capriolo bendato. Rizzoli. Rizzoli. Grazie a te.